Riccardo Desprat è uno chef stellato, ma è anche un contadino e poi ci spiegherà perché. E lui, la nostra guida alla scoperta dell'Alpago. La conca dell'Alpago, come la chiamava mio nonno, è una terra di mezzo a sud ha il Trevigiano e le Venezie, a nord hai le Dolomiti, molto più conosciute dell'Alpago. Ma vale la pena di conoscerlo l'Alpago perché è una vallata che ha al suo interno un bellissimo lago. A pochi metri la foresta del Cansiglio, che è una delle più imponenti foreste di conifere in Europa. E poi le montagne sono bellissime già qua, c'è l'imponente Teverone, il Colmate e il Dolada, da cui prende il nome anche il nostro ristorante. Il Dolada è un monte, ma il Dolada è un monte che dà in qualche modo la storia della vostra famiglia. Il Dolada nasce nel 1921 con i bisnonni che creano una locanda che diventa subito un punto di riferimento della ristorazione. Prima locale, poi del Triveneto negli anni 50 e poi un punto di riferimento della cucina italiana con mio papà negli anni 80 con la nuova cucina italiana ed io intanto giravo il mondo per imparare la professione, ma quando sono arrivato qua ho capito che era uno spreco, un peccato non chiudere la filiera con tutto il ben di Dio che c'era attorno, per cui ci sono stretti i rapporti con gli agricoltori locali, dove c'è proprio un rapporto: Beppi, per favore, l'anno prossimo fammi 10 quintali di patate. E ci siamo costruiti una vera azienda agricola dove c'è un ettaro e più di terreno, dove abbiamo mescolato la viticoltura, l'agricoltura, l'allevamento, e quindi c'è un ecosistema di permacultura, ovvero i filari delle viti con le zucchine, i pomodori, i lamponi, le galline che razzolano e che ci producono le uova per il ristorante, le api che impollinano e ci producono il miele, una grande confusione agricola che però porta a un risultato straordinario. E adesso viene fuori il Desprat contadino, gli ingredienti, che cosa vuol dire autoprodurre gli ingredienti, che cosa producete? La permacultura che ho nominato poco fa è il seminare, il coltivare insieme diverse cose. In più a questo abbiamo deciso di accettare cosa la natura ci offre, che ogni anno cambia. E quindi di seminare tra i filari di questo piccolo vigneto diverse specie, accettando che certe crescano quell'anno o crescano meglio l'altro, e quindi si raccoglie quello che viene. Come una volta, cioè in primavera si mette le tame, si semina, si lascia il più naturale possibile. Le stesse piante della vite che abbiamo recuperato da vigneti antichi dell'Alpago o acquistato da incroci di varietà PV, ovvero vigneti resistenti, hanno la particolarità che non hanno trattamenti, non esistono fitofarmaci, e la sfida grande è stata fare il vino con questo, e quindi la sfida sembra quasi vinta perché produciamo tre vini, abbiamo degli ottimi riscontri. Desprat, ma c'è un luogo segreto dove sperimentate, dove coltivate, dove provate i vostri piatti? Una delle nostre vigne è proprio dentro un bosco, dove c'è il nostro quartier generale agricolo e intellettuale, e dove c'è a parte una piccola acetaia messa a punto dal papà più di 30 anni fa, c'è anche un laboratorio di didattica per insegnare quello che stiamo cercando di fare ai giovani, ma anche per studiare, sperimentare nuove culture e nuovi piatti, anche perché il piatto inizia dalla pianta, dal terreno, e finisce poi in ristorante. C'è una stanza che al posto delle finestre ha due arnie in Dolby Surround, emanano le vibrazioni delle api e il profumo del miele. Il miele che abbiamo prodotto anche quest'anno 50 kg e che utilizziamo per fare il pane o per fare i dolci qua in ristorante.